L'Inter ha bisogno di un centrocampista per variare il suo gioco? Sicuramente se riescono a prendere un centrocampista che dia un po' di qualità, un po' di tempi e abbia un po' la gestione della manovra, alzerebbe il livello del gioco. Però insomma l'Inter ha i suoi punti di forza anche così, ha la sua compattezza, ha i suoi principi e si è dimostrata che non è stata prima fino a una settimana fa, non per caso. Dalla Fiorentina ti aspettavi da parte della Valle che ci fossero già dei rinforzi messi a disposizione di Paolo Sousa? Ma insomma hanno dimostrato anche d'estate che hanno aspettato un po' ad integrare dei giocatori nella rosa, però poi li hanno fatto bene. Quindi diciamo che il mercato è ancora all'inizio, ci sono 20 giorni, quindi c'è la possibilità di scegliere ma di farlo bene. La Fiorentina quando si prende il suo tempo, magari anche contro lo scetticismo generale, poi alla fine però ha sempre lavorato bene, ha lavorato bene sia come società che come corpo tecnico. Quindi secondo me i tifosi possono rimanere abbastanza fiduciosi perché il progetto Fiorentina va avanti, l'ho dimostrato quest'anno. L'obiettivo però secondo te è il terzo posto? Ma arrivare terzi sarebbe un grande traguardo. Sarebbe un traguardo non scontato, non facile, però l'ha portata, come ha dimostrato questo primo semestre. Un'ultima considerazione su Immobile e il ritorno al Torino. Ma questo è il calcio, che è strano, un po' come la vita. Immobile non è riuscito a ingranare né in Germania né in Spagna. Lì è stato probabilmente il posto dove si è espresso meglio. È un giocatore che Ventura conosce, lui conosce Ventura, quindi la richiesta sarà più immediata. Il Torino secondo me ha bisogno di un attaccante come Immobile, bravo a far gol ma bravo anche ad attaccare gli spazi per quel gioco che vuole Ventura, quindi mi sembra un buon ritorno. Ultimissima sulla Lazio da ex biancoceleste, questo girone di ritorno che cosa potrà riservare alla squadra di Pioli che ha alternato ottime prestazioni ad altre molto deludenti? Secondo me la Lazio per struttura continuerà ad alternare, io l'ho detto all'inizio, lo ribadisco, l'anno scorso era andato un po' sopra media grazie al lavoro di Pioli, l'esplosione di alcuni giocatori, ma è una squadra giovane, ha integrato ragazzi del 95, del 94 e ha avuto i grossi infortuni, quindi non mi stupiscono prestazioni come a Milano con l'Inter o a Firenze con la Fiorentina, ma anche cali di tensione e qualche alternanza di risultati, non ci vedo nulla di strano, vedo la Lazio che non, difficilmente competerà per le prime posizioni, grazie appunto a causa di questa discontinuità.